e bentornati al Senso dei Giorni, ma soprattutto bentornati a Livigno. Questa mattina ci siamo alzati presto per dirigerci qui al lago di Livigno, al rifugio della Valle Alpisella, per passare un bel pomeriggio sotto il sole di Livigno, ma abbiamo trovato qualcosa che non ci saremmo aspettati, ovvero un lago praticamente vuoto, e ci sto camminando sopra in questo momento. Pensare che la scorsa volta che siamo venuti qua l'acqua c'era ed arrivava fino alla riva, fino alla costa. Noi siamo abituati ad associare la montagna, specialmente le Alpi del Nord Italia, ad una fonte inesauribile di acqua, per via della grande quantità di neve che ogni anno ricopre le vette più alte. Pensiamo che ignorando un grave problema come la siccità, allora il cambiamento climatico è come se tutto sommato passasse in secondo piano. Dunque, seguitemi in questa avventura attraverso strade impervie, difficili passi di montagna e curve a gomito estreme che ci porteranno in una piccola città dispersa fra i monti svizzeri ed italiani. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto, lasciate un like e un commento sotto al video per farmi sapere cosa ne pensate di questo lago, perché è davvero strano che non ci sia acqua, cioè io ancora non me lo spiego, pazzesco. A luglio del 2021 mi trovavo a Livigno assieme alla mia famiglia e a mia nonna. Lì molte persone passano moltissimo tempo a camminare, andare in bicicletta, mangiare deliziosi gelati e fare tanti video e fotografie. Tuttavia la situazione era piuttosto allarmante una volta raggiunto il lago di Livigno. Questo bacino d'acqua è alimentato da tantissimi torrenti di montagna che hanno origine ad altezze piuttosto elevate. Ed è sempre stato un'attrazione molto ambita dai turisti e dagli italiani che decidono di passare le loro vacanze a Livigno. Purtroppo però, contro ogni previsione ed aspettativa, nel 2021 in questo lago mancava un'ingente quantità d'acqua. Anche quest'anno, nel 2022, e probabilmente nei prossimi anni e decenni, la situazione è e sarà così, o addirittura peggiorerà. La crisi climatica è urgente e deve passare in primo piano. Perché il lago è vuoto a luglio? Potrebbe essere il fatto che gli svizzeri abbiano chiuso la loro diga, impedendo così al lago di rimanere pieno durante questo periodo. E perciò potrebbe anche essere che ad agosto il lago venga riempito per far spazio al turismo e per esempio ai pedalò che vengono utilizzati durante l'estate. Però è strano perché comunque è luglio e il turismo c'è, ce n'è di gente qua comunque. Thank you.
alberi c'era il sentiero per andare al rifugio, per andare in barra al Pisella, e qua dove l'acqua arrivava prima che il lago si prosciugasse. Ma il lago è di qua. C'è il centro di Livigno, c'è tutto il passo che porta in Svizzera. Qua c'è il lago e là in fondo c'è il rifugio di Val Alpisella. Beh, come capirete dallo sfondo che c'è alle mie spalle, ovvero la città di Livigno, sono quasi arrivato alla latteria. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, un video un po' particolare che è nato quasi a caso, perché non me l'aspettavo che il lago sarebbe stato quasi prosciugato, quasi del tutto vuoto. E mi raccomando, seguitemi per nuove avventure, sempre qui al Sense of Journey. Il fatto che non ci sia più l'acqua alla riva del lago, hanno messo le mucche a brucare l'erba che è cresciuta. Pazzesco.